fece costruire gli edifici più spettacolari, i più belli e imponenti mai realizzati prima. Però non vide, o almeno così disse in seguito, le mani del suo Führer sporche di sangue. Fece fabbricare le armi più letali, le più micidiali e numerose di qualunque altra guerra prima d'allora. Però non vide, o almeno così disse in seguito, la catastrofe che il suo Führer preparò per la Germania e il mondo intero. Fece tutto ciò per Adolf Hitler, che, così disse in seguito, era a lui legato da amicizia sincera. Albert Speer. Berlino, 1930. Albert Speer, 25 anni, e sua moglie Margaret si godono la vita nella metropoli. Erano felici di essere fuggiti dal provincialismo di Mannheim, la loro città. Il Politecnico. Qui Albert Speer studiò architettura esortato da suo padre, un ricco architetto di Mannheim. Albert Speer, però, avrebbe voluto diventare un matematico. Dopo essersi laureato, Speer trovò un impiego come assistente all'università. Fu fortunato. La maggior parte dei suoi compagni di corso facevano la fila all'ufficio di collocamento. In piena depressione, i nuovi laureati non avevano alcuna possibilità di trovare lavoro. Nell'atrio del Politecnico, le riunioni politiche erano una consuetudine. L'università era una fortezza dei nazionalsocialisti. Nella facoltà di Speer, il 66% degli studenti votavano per loro. Primi del dicembre 1930, Der Angriff, il giornale nazionalsocialista di Berlino, annunciò che Hitler avrebbe indetto una riunione per gli studenti. Alcuni dimostranti protestarono per l'arrivo del Führer nazista a Berlino. I colleghi trascinarono Speer nel Nuovo Mondo, una birreria posta nel distretto dei lavoratori di Neukölln. Nonostante le dimostrazioni, Hitler fece la sua apparizione la sera del 5 dicembre. Da qualche parte in questa sala affollata prese posto anche Albert Speer. Ascoltò un discorso senza ruggiti. Hitler si mise a parlare d'arte. Il suo fu un discorso ingannevolmente dolce. In seguito Speer dirà di essere rimasto incantato dalla magia della voce di Hitler. Speer ne rimase estasiato. Le parole di Hitler erano in sintonia con le sue. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein und wir können uns keinen Wiederaufstieg des deutschen Volkes denken, wenn nicht wieder steht, auch die deutsche Kultur und vor allem die deutsche Kunst. Tre mesi più tardi, Albert Speer si unì ai nazionalsocialisti e cominciò a lavorare per loro. Non però come teppista delle SA. Era interessato, o almeno così disse più tardi, a nuovi progetti da realizzare insieme a Hitler. Speer sapeva che il fanatico statista era anche un frustrato architetto. Fu Goebbels, però, il goletier di Berlino, che nel 1932 gli assegnò il suo primo incarico come architetto. A Speer venne richiesto di progettare il rinnovamento della Gauhaus situata nella Vossstrasse. I suoi progetti erano in linea con la rapida crescita del partito, che per questo necessitava di una grande sede centrale per le occasioni ufficiali. Goebbels ne rimase soddisfatto.
Ecco l'unica fotografia della cerimonia inaugurale. Sperr in seguito dichiarò: «Sto solo seguendo il corso naturale degli eventi». Si era già fatto un nome nel NSDAP di Berlino. Hitler era salito al potere solo da poche settimane quando a Sperr si presentò una grande opportunità. Ai primi di maggio del 1933, migliaia di persone da tutta la Germania si radunarono al campo Tempelhofer a Berlino. Alla sua prima riunione di massa, il nuovo regime voleva dimostrare la sua potenza e intimidire gli oppositori. Goebbels diede a Sperr il compito di progettare la piazza d'armi. I suoi progetti sono sopravvissuti. Piuttosto imbarazzato, l'ancora ignoto architetto espose le sue idee nel corso della sua prima intervista radiofonica. Wir sind dabei zur Überzeugung gekommen, dass bei der Länge des Feldes von rund 1000 Metern es notwendig ist, dass wir den Mittelpunkt, von dem aus der Führer spricht, so stark ausgestaltet wird, dass er auch von dem entferntesten Menschen, der an der Kundgebung teilnimmt, als besonders wirkungsvoll empfunden wird. Faremo in modo che la visita del Führer sia particolarmente impressionante. Questo compito stava ossessionando Sperr e Hitler si entusiasmò per le idee di Sperr. Goebbels nominò il giovane architetto direttore ufficiale dell'organizzazione artistica delle riunioni di massa, in altre parole, direttore del palcoscenico della dittatura. Le costruzioni comunque erano di dominio del professor Paul Ludwig Trost, l'architetto di Hitler. Hitler ammirava Trost, ma Trost considerava Hitler come un semplice allievo. Il Führer voleva essere un architetto comunque. Negli anni 20 Hitler disegnò gli edifici monumentali del suo futuro Reich. Essi però in seguito si dimostrarono castelli in aria, ma che per ora aveva l'opportunità di trasformare in realtà. Hitler, il grande costruttore, si mise subito al lavoro. Aveva bisogno di un architetto giovane di talento, qualcuno che avrebbe potuto plasmare a suo piacimento, qualcuno come Sperr. Sperr stava ancora dietro le quinte, ma non avrebbe dovuto attendere a lungo. Nel gennaio del 1934, infatti, Trost morì e Sperr, che ancora non aveva progettato un solo edificio, divenne il primo architetto del Führer. Una fenomenale ascesa al potere, straordinariamente veloce. La vita di Sperr rispecchiò la storia del Faust. Il giovane ventottenne trovò il suo Mefisto, il diavolo a cui vendette l'anima e in cambio ottenne tutto ciò che aveva sempre desiderato. Und dann kann man natürlich Sperr keinen Vorwurf machen, wenn ein junger Architekt große Pläne hat. Wer hat nicht in den jungen Jahren gewaltige Pläne und will die Welt verändern? Und da ist ein Mann von ungeheurer Macht, zu dem die Staatsmänner, das möchte man hier feststellen, der ganzen Welt submissest pilgerten und ihm die Möglichkeit gab, sich hier völlig auszutoben und Geld überhaupt keine Rolle spielte und er ihm alles konzedierte. Il primo importante incarico di Sperr, Norimberga, 1934, la ricostruzione della piazza per le riunioni del partito. Il Führer disegnava alcuni schizzi e Sperr, l'architetto, dava corpo alle sue idee. Sperr si permetteva di contraddirlo solo quando quest'ultimo affermava che un edificio sarebbe dovuto essere lungo 100 metri. Secondo un testimone, Sperr rettificava almeno 200, mein Führer. Il concetto dimensionale di Sperr, il campo Zeppelin. Sperr scrisse: è la prima volta nella storia che un leader dalle superiori capacità tecniche crea edifici in pietra che vogliono documentare per migliaia di anni a venire la volontà politica di un periodo.
alcuni giorni prima della riunione del partito nel 1936. Hitler ispezionò il posto. A quanto si dice, Hitler rimase esterrefatto quando il suo architetto gli presentò il nuovo palcoscenico. Come cornice, i proiettori che illuminavano la notte. Speer, il maestro delle cerimonie, avrebbe potuto creare qualsiasi effetto. Wagner, l'introduzione a Rienzi, l'opera favorita di Hitler. L'apice venne raggiunto con la Cattedrale di Luce, che Speer, alla fine dei suoi giorni, definì come il suo capolavoro. Una semplice illusione, ma illuminava il cielo. Questo fu solo l'inizio. Il più grande progetto di Speer fu lo Stadio Nazionale di Norimberga, ideato per i giochi olimpici e capace di ospitare 400.000 spettatori. Successivamente, e sempre in Germania, avrebbero continuato, o almeno così disse Hitler, a costruire. Solo il Palazzo del Congresso venne ultimato prima dello scoppio della guerra. L'unica costruzione di Norimberga non progettata da Speer, ai cui lavori comunque soprintese. Venne edificato esclusivamente per contenere i 50.000 delegati del partito che si riunivano per ascoltare l'annuale comizio di Hitler. Quando il tetto fu ultimato, il grande costruttore dichiarò: «Bei Gott, die Dichter und Sänger, heute vielleicht Kämpfer sein lässt, man hat aber den Kämpfern jedenfalls die Baumeister gegeben, die dafür sorgen werden, dass der Erfolg dieses Kampfes seine unvergängliche Erhärtung findet in den Dokumenten einer einmaligen großen Kunst. Deshalb sollen diese Bauwerke nicht gedacht sein für das Jahr 1940, auch nicht für das Jahr 2000, sondern sie sollen hineinragen gleich den Dom in unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zukunft.» Speer istituì uno speciale sistema giuridico che regolamentava la costruzione degli edifici di Norimberga e anche la ristrutturazione di quelli in decadenza. Gli edifici erano costruiti in modo da apparire magnifici, perfino quelli in rovina, come i templi dell'età classica. A Hitler piaceva avere come ospite il suo architetto Speer a Berchtesgaden, sull'Obersalzberg. Speer e sua moglie Margaret facevano infatti parte della ristretta cerchia privata di Hitler ed erano ospiti abituali al Berghof. Jedenfalls war mir bekannt, dass er das Wohlwollen des Führers im allerhöchsten Maß genießt, und ich konnte das dann später auch persönlich feststellen, als ich das erste Mal am Obersalzberg mit Ribbentrop war, dass er schließlich und endlich das Sagen hatte, wenn er da war. War Hitler begeistert, als ob eine Geliebte käme und ihn besucht, und dann fingen sie an, beide zu zeichnen und Pläne zu machen, und Modelle wurden aufgestellt. Sie korrigierten, sie radierten, sie nahmen den Bleistift zusammen. Es war wirklich wahr, ein Genuss zu sehen, wie die beiden kongenial waren. Aber für uns Sekretär war es natürlich eine Katastrophe, denn wir blieben dann mit unseren Akten 2 oder 3 Tage sitzen. Wenn Speer da war, hieß es, Speer regiert die Stunde, da ging einfach nichts mehr. Speer si fece costruire uno studio sull'Obersalzberg. Lì Hitler gli parlò della più grande realizzazione di tutti i tempi, comparabile solo alle costruzioni di Babilonia e dell'antico Egitto. In Germania Speer fece costruire la più grande capitale del mondo. Agli inizi del 1937 Hitler nominò Speer ispettore generale degli edifici per il rinnovamento della capitale del Reich, conferendogli il titolo di professore. Il primo progetto di Speer a Berlino.